Nella sede di Ivar, azienda di Prevalle, sono stati presentati due importanti tornei di calcio che riguardano i settori giovanili e che si terranno al centro sportivo Rigamonti. Il primo torneo, giunto alla quarta edizione, è dedicato ad Angelo Scotti e avrà come protagoniste le categorie dagli allievi under 17 fino ai piccoli dei primi calci. L'inizio è previsto il 24 maggio, la fine il 9 giugno. L'altro torneo, in programma il 2 giugno, è il torneo Enzo Gaggiotti, giunto alla sua seconda edizione, del quale Radio Bruno Brescia è partner. Al torneo Gaggiotti parteciperanno Inter, Brescia, Parma, Sassuolo, Cremonese, Feral Pisalò, Chievo Verona e Rigamonti, con le categorie Under 13. Il torneo Angelo Scotti è 4 anni che noi lo facciamo, è nato da un'idea di Tony Scotti. L'altra metà, diciamo, del cuore della Rigamonti, con me l'altra metà del cuore della Rigamonti, che per ricordare suo papà e i principi che hanno diciamo, l'hanno reso uno dei fautori dello sviluppo del calcio dilettantistico bresciano, ha voluto fare questo torneo appunto in ricordo del papà, che ha rappresentato, diciamo, il passaggio fondamentale per i settori giovanili della provincia di Brescia. È 4 anni quindi che questo torneo dimostra e fa vedere la vetrina delle squadre più organizzate, più belle, più brave del bresciano, per cui noi siamo orgogliosissimi di poter anche testimoniare con questo torneo la crescita che stanno facendo non solamente la Rigamonti ma tutte le tantissime società bresciane, e in questo torneo penso si possa vedere il meglio e il massimo di questo torneo. Nel durante è scomparso anche mio papà 2 anni fa, e abbiamo pensato anche ovviamente di ricordare lui, che ha creato la Rigamonti, ha creato e l'ha fatto anche condividendo e collaborando magari negli anni anche con Angelo Scotti, per cui queste due figure che si sono trovate in vita si ritrovano adesso in questi tornei. Il torneo per mio papà si svolgerà tutto in una giornata, quindi del 2 giugno, riservato agli under 13 professionisti, e a cui si aggiungerà la Rigamonti, per cui l'Inter vincitrice anche della scorsa edizione, l'altra finalista che è il Sassuolo, si è aggiunto il Parma in sostituzione del Torino, per cui siamo contentissimi della presenza del Parma, e finiamo col Chievo, che era la squadra al momento dell'iscrizione, che era la quarta squadra di Serie A. Nel frattempo purtroppo è retrocesso, ma mantiene il Chievo un settore giovanile importantissimo, per cui può essere anche candidata alla vittoria finale. Le altre quattro squadre sono il Brescia Calcio, il nostro Brescia Calcio, che combinazione va poi a sostituire nel campionato di Serie A il prossimo anno il Chievo. La Cremonese è sempre uno dei settori giovanili top a livello italiano, la Feral Pisalò, altra realtà importantissima nel nostro territorio, e a queste sette squadre si aggiungerà la nostra Rigamonti, che giocherà con un anno in più, per cui noi giocheremo con i 2005 e gli altri saranno i 2006. Quindi questa sarà una situazione, secondo me, anche questa tutta in una giornata, ma bellissima per chi ama il calcio, e sarà anche questa un'espressione, diciamo una festa per tutto quello che erano i principi di Angelo Scotti ed Enzo Gaggiotti.